iscriviti ai canali Blue Voice Live e rubrica dialoghi di Claudia Marcelli, attiva la campanellina per ricevere le notifiche e abbonati se vuoi guardare i video senza interruzioni pubblicitarie e partecipare tutti i martedì alle ore 21 agli incontri di carattere esoterico del progetto Siamo Uno. Buona visione! È con un sentimento di commozione che noi dedichiamo questo corso di lezioni ai nostri studiosi, poiché sappiamo, cosa che essi forse non sanno, che per molti di loro queste lezioni saranno come un seme piantato in un fertile suolo, che a suo tempo metterà germogli, foglie, fiori e frutti sulla via luminosa della coscienza. Molti dei frammenti di verità che vi saranno presentati non verranno compresi subito, ma negli anni a venire riconoscerete la verità degli insegnamenti impartiti in queste lezioni. E allora, soltanto allora, queste verità scenderanno nella vostra coscienza. In questo corso noi vi parleremo come se foste riuniti in persona innanzi a noi e noi vi stessimo di fronte in carne ed ossa. E siamo sicuri che il legame di simpatia che ci unisce crescerà così rapidamente che, mentre voi leggerete le nostre parole, sentirete la nostra presenza quasi altrettanto vivamente come se fossimo di persona in mezzo a voi. Noi saremo con voi con lo spirito e, secondo le nostre dottrine, lo studioso che si sente in armonia col suo maestro stabilisce realmente un legame psichico con esso. Di conseguenza, è messo in grado di cogliere lo spirito dell'insegnamento e di ricevere il beneficio del pensiero del maestro, come sarebbe impossibile a colui che leggesse parole stampate senza questo sentimento. Noi siamo certi che gli studiosi che ci hanno seguito fin qui si sentiranno in armonia anche tra di loro, fin da principio, ottenendo risultati che sorprenderanno noi stessi e che il termine del nostro corso segnerà uno splendido sviluppo spirituale per molti di voi. Questo risultato sarebbe impossibile se la nostra classe di studiosi fosse composta di un pubblico indifferente, in cui le avverse vibrazioni di pensiero di alcuni reagissero o almeno ostacolassero le forze propulsive generate nelle menti di coloro che seguono con simpatia il nostro lavoro. Ma noi non abbiamo questo ostacolo da vincere, perché i nostri allievi sono reclutati soltanto in quella classe di studiosi che ha interesse alle dottrine occulte. L'annuncio pubblicato da noi fu compilato con parole tali da attirare l'attenzione soltanto di coloro ai quali erano dirette. I semplici cercatori di emozioni e i fannulloni non sono stati attirati dal nostro appello, mentre coloro a cui era diretto lo hanno inteso e si sono affrettati a comunicare con noi. Come cantò il poeta, dove io passo tutti i miei figli mi riconoscono, così i nostri discepoli sono stati attirati a noi e noi ad essi, formando un insieme armonico e lavorando con noi allo scopo comune dell'autosviluppo spirituale. Lo spirito di armonia e l'unità di propositi che ci collega ci sarà di grande aiuto e il pensiero di tutti, riunito in un sol fascio, sarà una torre di sicurezza comune. Da essa i singoli studiosi ritrarranno forza e beneficio. Noi seguiremo il sistema di insegnamento d'Oriente piuttosto di quello occidentale. In Oriente il maestro non si sofferma a dare le prove di ogni affermazione o teoria che egli espone,
non fa la dimostrazione alla lavagna delle verità enunciate, né intavola discussioni coi suoi allievi. Invece, il suo insegnamento è autoritario e procede a comunicare il suo messaggio ai discepoli allo stesso modo che fu comunicato a lui, senza soffermarsi a vedere se tutti sono d'accordo con lui. Egli non si cura di sapere se le sue affermazioni siano accettate da tutti come verità, poiché egli si sente sicuro che quelli che sono pronti per le verità che egli insegna le riconosceranno tali intuitivamente, e per gli altri, se non sono ancora pronti per riconoscerle, nessuna maggior spiegazione potrebbe essere loro di maggior utilità. Quando un'anima è pronta per una data verità spirituale e questa verità o una parte di essa è esposta alla sua presenza o presentata alla sua attenzione per mezzo dello scritto, essa lo riconoscerà intuitivamente, se ne impadronirà. Il maestro orientale sa che molta parte del suo insegnamento non consiste che nel piantare il seme, e che per ogni idea che l'allievo afferra fin da principio, ve ne saranno 100 che giungeranno al suo cosciente riconoscimento soltanto dopo un certo lasso di tempo. Noi non vogliamo dire con ciò che il maestro orientale insista perché lo studioso accetti ciecamente ogni verità che egli espone. Al contrario, egli insegna all'allievo di accettare come verità soltanto ciò che questi possa provare da se stesso, poiché nessuna verità è tale fino a che noi non possiamo provarla con la nostra stessa esperienza. Ma lo studioso è avvertito che prima di poter provare molte verità è necessario che egli stesso si sia avanzato sul sentiero della conoscenza. Il maestro chiede soltanto ai suoi discepoli di avere fiducia in lui come a chi indica loro la via da seguire. Infatti egli così dice: questa è la via, percorretela e in cammino troverete le cose che vi ho insegnate. Toccatele, pesatele, misuratele e riconoscetele con i vostri mezzi. Ad un certo punto del sentiero conoscerete ciò che io ed altre anime abbiamo fatto a quel punto del nostro viaggio. Ma fino a che voi non vi sarete avanzati fin là, dovete o accettare le affermazioni di coloro che vi hanno preceduto nel cammino o respingere l'intero soggetto. Non accettate nulla fino a che non lo abbiate provato, ma se siete saggi, profittate dei consigli e dell'esperienza di coloro che vi hanno preceduto. Ogni uomo deve apprendere per propria esperienza, ma gli altri possono servire di indicatori della via da percorrere. Ad ogni stadio del viaggio si vedrà che coloro che hanno progredito sul sentiero hanno lasciato orme evidenti del loro passaggio che possono o debbono essere utilizzate da quelli che vengono dopo di loro. Io non chiedo fede cieca, ma solo fiducia a che voi siate capaci di dimostrare da voi stessi le verità che io vi trasmetto, come furono a me trasmesse da coloro che vennero prima. Ed ecco che noi chiediamo ai nostri studiosi pazienza, poiché molte cose che appariranno scure da principio si chiariranno con l'andare avanti. L'uomo è un essere molto più complesso di quanto comunemente si creda. Egli non ha soltanto un corpo e un'anima, ma è uno spirito che possiede un'anima che, a sua volta, ha parecchi veicoli di espressione, veicoli di differenti gradi di densità, dei quali il corpo è la forma più bassa di espressione.
questi vari veicoli si manifestano su differenti piani: fisico, astrale, mentale, eccetera, dei quali parleremo in seguito. Il nostro vero sé è puro spirito. È una scintilla della fiamma divina avvolta in numerose bende che ne impediscono la completa espressione. Ma come l'uomo si avanza nello sviluppo spirituale? La sua coscienza passa dai piani più bassi a quelli più elevati, divenendo così sempre più conscio della sua più alta natura. Lo spirito contiene dentro di sé tutte le potenzialità. E quando l'uomo progredisce nel suo sviluppo, nuovi poteri e nuove qualità si manifestano alla luce. La filosofia yoga insegna che l'uomo è composto di 7 principi, che è una settemplice creatura. Il modo migliore di concepire l'uomo è quello di riconoscere che il nostro vero sé è spirito, e che i principi inferiori non sono che coperture che lo limitano. L'uomo altamente sviluppato può manifestarsi in tutti i piani, ma la maggioranza degli uomini della nostra età non possono manifestarsi che sui piani inferiori. I piani più alti non sono stati ancora raggiunti da essi, ma ogni uomo, qualunque sia il suo grado di sviluppo, possiede potenzialmente questi 7 principi. I primi 5 piani sono stati raggiunti da molti, il 6° da pochi, il 7° praticamente da nessuno della nostra razza del giorno d'oggi. I 7 principi dell'uomo sono indicati dalla filosofia yogica coi seguenti nomi, sostituendo ai termini sanscriti quelli italiani: corpo fisico, corpo astrale, forza vitale o prana, mente istintiva, intelletto, mente spirituale, spirito. Noi accenneremo brevemente alla natura generale di ciascuno di questi 7 principi, affinché lo studioso possa comprenderli quando ci riferiremo ad essi nel corso di queste lezioni. Ma un trattamento più dettagliato di questi soggetti sarà fatto più innanzi. Di tutti i 7 principi che compongono l'uomo, il corpo fisico è il più grossolano ed anche il più appariscente. Esso è il più basso della scala ed è la più grossolana manifestazione dell'uomo. Ma questo non significa che debba essere disprezzato e negletto. Al contrario, esso è un principio molto importante e indispensabile per lo sviluppo spirituale dell'uomo al presente stato della sua evoluzione. Esso è il tempio dello spirito vivente e deve essere accuratamente custodito e mantenuto allo scopo di renderlo uno strumento sempre più perfetto. Noi non dobbiamo che guardarci intorno per vedere come il corpo fisico dei vari individui indichi il vario grado di sviluppo sotto il controllo della mente. È dovere di ogni persona evoluta sviluppare il suo corpo ad un più alto grado di perfezione, onde poterlo usare con maggior vantaggio. Il corpo deve essere tenuto in buona salute ed allenato ad ubbidire agli ordini della mente, anziché imporsi esso alla mente, come avviene in molti casi. Le cure del corpo, sotto l'intelligente controllo della mente, formano un ramo importante della filosofia yogica, conosciuto col nome di Hatha Yoga, al quale è dedicato uno dei nostri capitoli di questa serie.
La filosofia yogica insegna che il nostro fisico è composto di cellule, ciascuna delle quali contiene in sé una vita in miniatura, la quale controlla la sua azione. Queste vite cellulari sono realmente briciole di mente intelligente, di un certo grado di sviluppo, che le rende capaci di compiere bene il loro lavoro. Queste briciole di intelligenze sono naturalmente subordinate al controllo della mente centrale dell'uomo ed obbediscono prontamente agli ordini del quartier generale, dati consciamente o inconsciamente. Queste intelligenze cellulari dimostrano una perfetta adattabilità al lavoro speciale ad esse domandato. L'azione selettiva delle cellule, che estraggono dal sangue il necessario nutrimento e respingono ciò che non è richiesto, è una prova della loro intelligenza. I processi della digestione, dell'assimilazione, eccetera, dimostrano l'intelligenza delle cellule, sia separatamente che in gruppi. La guarigione delle ferite, il correre delle cellule al punto dove vi è più bisogno dell'opera loro e 100 altri di questi esempi noti ad ogni studioso di psicologia sono, per lo studioso yogi, tutti esempi di vita dentro ciascun atomo. Ogni atomo è, per lo yogi, una cosa vivente che manifesta una propria vita indipendente. Questi atomi si combinano in gruppi per qualche fine speciale e questi gruppi manifestano una loro speciale intelligenza fino a che restano tali. I gruppi, a loro volta, si riuniscono formando corpi di maggior o minor complessa natura, i quali servono da veicolo a più alte forme di coscienza. Quando avviene la morte del corpo fisico, le cellule si separano e si disperdono. E ciò che noi chiamiamo decomposizione comincia. La forza che ha tenuto assieme le cellule si ritira ed esse diventano libere di scegliere la loro via per comporre nuove combinazioni. Alcune vanno nel corpo delle piante vicine per ritrovarsi poi eventualmente nel corpo di qualche animale. Altre restano nell'organismo della pianta. Altre rimangono per qualche tempo nel suolo. Ma la vita dell'atomo significa costante ed incessante cambiamento. Come disse un eminente scrittore, la morte non è che un aspetto della vita e la distruzione di una forma materiale non è che il preludio alla costruzione di un'altra. Ma noi non possiamo dedicare maggior tempo all'esame della nostra costituzione fisica, la quale forma un soggetto di per sé. E inoltre i nostri studiosi sono senza dubbio ansiosi di essere condotti alla trattazione di argomenti che non sono altrettanto familiari ad essi. Così noi abbandoneremo la trattazione di questo primo principio per passare al secondo, ricordando nuovamente però ai nostri studiosi che il primo passo sulla via dello sviluppo spirituale consiste nel divenir padroni del corpo fisico e nelle cure che debbono essere dedicate ad esso. Avremo altre cose ancora più interessanti a dirvi su questo soggetto prima che questo corso di lezioni sia portato a termine. Il corpo astrale è il secondo principio dell'uomo e non è altrettanto ben conosciuto quanto il suo fratello fisico, quantunque sia strettamente connesso a lui e ne sia l'esatta controparte. Il corpo astrale è stato conosciuto in tutti i tempi e ha dato origine a molte superstizioni a causa della mancanza di un'esatta conoscenza della sua natura. Esso è stato chiamato anche corpo eterico, corpo fluidico, doppio, fantasma, eccetera.
È composto di una qualità di materia assai più sottile di quella che compone il corpo fisico, ma pur sempre materia. Per darvi una più chiara idea di ciò, richiameremo la vostra attenzione sull'acqua, la quale si manifesta, come sappiamo, sotto vari aspetti. A bassa temperatura, essa si presenta come ghiaccio, sostanza solida, dura. Ad una poco più elevata, essa assume la ben nota forma di acqua. Ad una temperatura ancora più elevata, essa si presenta sotto forma di gas, che noi chiamiamo vapore, sebbene il vapore reale sia invisibile all'occhio umano e diventi visibile soltanto quando, mescolandosi all'aria, diminuisce la sua temperatura. Il corpo astrale è l'esatta controparte del corpo fisico e sotto certe circostanze può da quello separarsi. Ordinariamente una separazione cosciente è cosa molto difficile, ma in alcune persone di alto sviluppo psichico il corpo astrale può staccarsi ed anche allontanarsi molto. Il corpo astrale permane per qualche giorno dopo la morte del corpo fisico al quale apparteneva e sotto certe circostanze si rende visibile a persone viventi e allora viene chiamato fantasma. Vi sono altri mezzi con i quali lo spirito dei disincarnati può manifestarsi, ma il guscio astrale, che è veduto qualche volta dopo che è stato distaccato dall'anima che ha abbandonato il corpo, non è in questi casi se non un cadavere di materia più fina della sua controparte fisica. In questi casi esso non possiede più né vita né intelligenza e non è più che una nube veduta nel cielo con somiglianza ad una forma umana. Esso è un guscio, nulla di più. Il corpo astrale di un moribondo può, sotto la spinta di un forte desiderio, essere proiettato a distanza e veduto così da parenti o da amici con i quali il morente è legato da forti vincoli d'affetto. Si hanno sicure notizie di molti casi di questo genere e forse qualcuno dei nostri lettori può aver avuto simili esperienze. Ma avremo altre più cose da dire intorno al corpo e ai gusci astrali nelle lezioni di questo corso, specialmente quando parleremo del piano astrale. Il corpo astrale è invisibile alla vista ordinaria, ma è prontamente percepito da coloro che hanno sviluppato, fino ad un certo grado, il potere della chiaroveggenza. Sotto certe circostanze, anche il corpo astrale di una persona vivente può essere veduto da amici, parenti o altre persone, nel qual caso molto dipende dalle condizioni psichiche sia del soggetto che dell'osservatore. Naturalmente, l'occultista allenato e sviluppato può proiettare consciamente il suo corpo astrale e farlo apparire a volontà. Ma un tale potere è molto raro e può essere acquistato soltanto dopo aver raggiunto un alto grado di sviluppo. L'adepto vede elevarsi il corpo astrale da quello fisico quando l'ora della morte si avvicina. Lo vede librarsi al di sopra del corpo fisico, al quale resta unito mercé un filo sottile. Quando il filo si rompe, il corpo muore e l'anima se ne distacca, portando con sé il corpo astrale, il quale a sua volta viene poi scartato come è avvenuto per il corpo fisico. Bisogna ricordare che il corpo astrale è semplicemente materia di un grado più fino e che anch'esso è soltanto un veicolo dell'anima, allo stesso modo che lo è il corpo fisico, e che entrambi vengono scartati dall'anima al momento opportuno. Il corpo astrale, simile a quello fisico, si disintegra dopo la morte e persone dotate di sensibilità psichica ne vedono alcune volte i disciolti frammenti aggirarsi nei cimiteri sotto l'apparenza di luci violette.
Ora, noi stiamo semplicemente richiamando la vostra attenzione sui differenti corpi che formano i veicoli dell'anima umana, i suoi sette principi, e dobbiamo perciò passare al terzo principio. Vorremmo dirvi quel che avviene durante il nostro sonno e come si possa dar ordine al nostro io astrale di ottenere certe informazioni o di risolvere certi problemi mentre esso è avvolto nel sonno. Ma ciò appartiene ad un'altra fase del soggetto e dobbiamo procedere oltre dopo aver soltanto aguzzato il vostro appetito. Noi desideriamo fissar bene nella vostra mente questi sette principi, poiché possiate ben comprenderne i termini quando li useremo nel progresso di queste lezioni. Parliamo ora del prana o forza vitale. E abbiamo già parlato di questo elemento nel libro La respirazione e la salute, che molti di voi avranno letto. Come abbiamo detto in quel libro, prana è l'energia universale, ma dobbiamo limitarci a considerarla nel solo aspetto di forza vitale. Peraltro, questa forza si trova in tutte le forme di vita, dall'ameba all'uomo, dalla più elementare forma di vita vegetale alle più alte manifestazioni di vita animale. Prana tutto permea, si trova in tutte le forme di vita. E poiché la filosofia occulta insegna che la vita è in tutte le cose, l'apparente mancanza di vita non essendo che un minor grado di manifestazione, così ne risulta che prana è in ogni cosa e in ogni luogo. Prana non è l'ego, ma è semplicemente una forma di energia usata dall'ego nelle sue manifestazioni. Quando l'ego abbandona il corpo fisico, nel momento che noi chiamiamo morte, prana, non essendo più sotto il controllo dell'ego, risponde soltanto agli ordini degli atomi individuali o dei loro gruppi che avevano composto il corpo fisico. E siccome il corpo fisico si disintegra e si dissolve nei suoi elementi costitutivi originali, così ogni atomo prende con sé una sufficiente quantità di prana che lo ponga in grado di formare nuove combinazioni, mentre il prana, rimasto inutilizzato, ritorna al grande serbatoio universale donde esso proviene. Prana è in tutte le forme della materia, eppure esso non è materia, è l'energia che anima la materia. Ma noi ci siamo maggiormente addentrati nel soggetto del prana nel nostro libro sopra ricordato e non possiamo occupare maggior tempo e spazio per ripetere le cose già dette. Ma prima di passare ad un altro principio, desideriamo richiamare l'attenzione dei nostri studiosi sul fatto che prana è la forza che sottostà a tutte le cure magnetiche, a quelle psichiche, a quelle degli assenti o cure a distanza, eccetera. Ciò che molti chiamano magnetismo umano non è in realtà che prana. Nel nostro libro, La respirazione e la salute, vi abbiamo indicato il modo per accrescere la quantità di prana nel nostro organismo, per distribuirlo armonicamente nel corpo, stimolando ogni cellula e rinforzando ogni parte. Esso può essere diretto a sollevare pena o dolore in noi stessi e negli altri, con l'inviare alle parti ammalate una provvista di prana estratta dall'aria. Può essere proiettato a distanza, così da influenzare un'altra persona. Col pensiero possiamo mandare fuori e colorire il prana raccolto a questo proposito, il quale verrà raccolto dall'organismo psichico della persona a cui rivolgiamo con intensità il nostro pensiero. Come le onde Marconi, esso è invisibile all'occhio umano, eccetto che alle persone che hanno raggiunto un alto potere di chiaroveggenza. Passa attraverso gli ostacoli e cerca l'organismo psichico intonato per riceverlo.
Questa trasmissione di prana, sotto la direzione della volontà, è il principio che sottostà alla trasmissione del pensiero, alla telepatia, eccetera. Noi possiamo circondarci di un'aura di prana, colorita di pensieri forti e positivi, la quale ci metterà in grado di resistere alle onde pensiero avverse di altri e di vivere sereni e tranquilli anche in un'atmosfera disarmonica ed antagonistica. Perciò consigliamo i nostri studiosi di voler rileggere quella parte di La respirazione e la salute che tratta del modo di adoperare il prana. Noi ci proponiamo di entrare in maggior dettaglio al riguardo di questo soggetto durante il corso di queste lezioni, ma la respirazione e la salute dà una buona idea fondamentale della natura di prana ed anche dei modi per utilizzarlo. I nostri lettori farebbero bene a rinfrescare la loro memoria a questo riguardo. Noi non desideriamo stancare i nostri studiosi con la descrizione dei sette principi, anche perché sentiamo che essi sono ansiosi di entrare nelle fasi più interessanti del nostro soggetto, ma è assolutamente necessario che si facciano una chiara idea di questi principi, allo scopo di poter ben comprendere quanto verremo esponendo ed ovviare alla necessità di tornare indietro e ristudiare le lezioni non ben assimilate. Lasceremo perciò il prana per passare al principio seguente, ma confidiamo che voi non lascerete questa parte della lezione fino a che non vi siete formati una chiara idea di ciò che sia prana, delle sue qualità e dei modi di adoperarlo. Studiate la respirazione e la salute fino a che non ve ne siate resi edotti. Quelli fra i nostri lettori che hanno letto gli scritti di qualche recente psicologo occidentale riconosceranno nella mente istintiva alcuni attributi della cosiddetta mente soggettiva o subcosciente, di cui si parla così frequentemente. Essi scoprirono nell'uomo queste caratteristiche e certe altre più alte fasi della mente provenienti dalla mente spirituale, e senza soffermarsi a considerarle più profondamente, proclamarono una nuova teoria, cioè che l'uomo è in possesso di due menti, di una mente oggettiva e di una soggettiva, o come alcuni le hanno denominate, mente cosciente e mente subcosciente. Ciò sta tutto bene fino ad un certo punto, ma questi investigatori misero la mente cosciente al di fuori e riunirono tutto il resto nel loro subcosciente o soggettivo, ignorando il fatto che stavano mescolando le più alte e le più basse qualità della mente, mettendole tutte nella stessa classe, lasciando a sé le qualità medie. La teoria della mente subcosciente è molto difettosa, perché lo studioso vi troverebbe raggruppati insieme i più sublimi raggi del genio e le sciocchezze dell'uomo di tardo sviluppo, poiché anche queste appartengono quasi completamente alla parte soggettiva. Per meglio comprendere i tre principi mentali dell'uomo, vogliamo ricordare che la mente cosciente o oggettiva corrisponde quasi completamente al principio intelletto della filosofia yogica e che le parti più basse della mente soggettiva o subcosciente sono ciò che gli yogi chiamano mente istintiva. Mentre le più elevate e sublimi qualità che gli scrittori occidentali hanno rilevato e raggruppato nella loro mente soggettiva o subconscia, assieme con le qualità più basse, formano il principio yogico detto mente spirituale, con la differenza che questa mente spirituale
ha delle qualità e proprietà addizionali che gli scrittori occidentali non hanno neppur sognato. Quando verremo a parlare di ciascuno di questi tre principi mentali, vedrete i punti di somiglianza e quelli di differenza tra le teorie occidentali e gli insegnamenti orientali. Però desideriamo che sia ben chiaramente compreso che noi non intendiamo svalutare l'opera preziosa degli investigatori europei. Infatti, gli yogi debbono ad essi debito di gratitudine, poiché hanno preparato le menti occidentali ad un insegnamento più completo. Gli studiosi che hanno letto le opere di questi scrittori occidentali accetteranno l'idea di questi tre principi mentali molto più facilmente di coloro che non hanno mai inteso parlare di alcune divisioni nel funzionamento della mente umana. La ragione principale per la quale noi richiamiamo l'attenzione dei nostri studiosi sull'erronea teoria orientale della mente duale è che è penoso alla mente dello yogi il vedere che ciò che egli sa essere le più alte manifestazioni della mente, le ispirazioni del genio e dello spirito, che cominciano a svilupparsi negli esseri più elevati, siano confuse e poste nella stessa classe con le manifestazioni dei principi più bassi della nostra mente, ovvero la parte istintiva, le quali, se sono utili e necessarie all'uomo, quando siano sotto il controllo del suo principio più alto, sono però ancora qualcosa di comune con l'uomo primitivo, con gli animali e anche, sì, con la vita vegetale. Confidiamo che i nostri lettori vorranno seguirci con la mente libera da ogni idea preconcetta su questo importante soggetto e ponderare ciò che abbiamo loro da dire prima di formarsi un'opinione definitiva. Nella lezione che segue entreremo in maggior dettagli a riguardo di questi tre principi mentali.